volevo dedicare un pensiero, penso di parlare a nome personale ma anche della squadra, della società, un pensiero alla famiglia Mancini, perché in questo momento sta vivendo ore drammatiche. Per non scadere nella retorica, è successa una disgrazia. Il pensiero va alla sua famiglia e ai suoi figli. E quindi, a nome della regina, siamo vicini a un momento di dolore di un tesserato, ma di un ragazzo che io ho visto giocare tante volte in campo e soprattutto avevo stima, un ragazzo che si è caratterizzato nella sua vita professionale lavorando quasi sempre con il Boemo. E quindi, senza scadere nella retorica, spendiamo poche parole, ma siamo vicini alla sua famiglia. E sì, dobbiamo migliorare a volte la presenza sulle partite, il grado di attenzione sulle partite. Paghiamo a caro prezzo a volte determinate letture, determinate situazioni. Però è passato, noi abbiamo in questo momento una fase delicata del campionato e soprattutto avversari ostici, avversari difficili. Difficili, stanno nei nostri paraggi se non più in alto. E quindi, come dobbiamo caratterizzarci? Dobbiamo cercare di essere una squadra compatta che dà tutto e sbaglia un po' meno nelle letture, ma non perché in sede di presentazione io ho detto attenzione perché a Varese pagheremo sotto il profilo dei centimetri, non l'avesse mai detto, con un quarto d'ora avevamo preso due gol di testa. Perché c'è da fare una lettura più attenta e una risposta un po' più determinata. Perché un po' più determinata? Perché in questo momento gli atteggiamenti, le sfumature valgono troppo, valgono tanto, son determinanti poi ai fini della classifica. Non basta più, secondo me, giocare bene a calcio, basta mettere, non basta, basta, dobbiamo necessariamente mettere sul campo un qualcosa in più. E quel qualcosa in più, secondo me, ci potrà far fare delle buone prestazioni. Perché sotto il profilo del gioco, sotto il profilo dell'intensità, sotto il profilo della tenuta del campo, secondo me noi possiamo giocarcela con tutti in questo campionato. Bisogna guadagnare giocatori in questo momento e cercare di portare giocatori efficienti che sappiano leggere queste sfumature che poi ci penalizzano non solo le prestazioni ma anche la classifica. È arrivata la stagione dove, secondo me, si decidono le danze e quindi fra un po' farà caldo e bisogna avere i giocatori preparati. Prima di prepararli bisogna che siano efficienti. È importante che la mia squadra riconosca e legga le situazioni tattiche di campo con molto scrupolo e molta particolarità, ma mi interessa l'atteggiamento della squadra. È una squadra che vada in campo e che sia già dal primo minuto aggressiva, questo lo necessita il campionato di Serie B. Noi dobbiamo necessariamente lunedì sera contro un avversario che nelle ultime 10 porta 7 vittorie, una sconfitta, due pareggi, bisogna avere un atteggiamento aggressivo perché è una squadra qualitativamente buona, è una squadra che in questo momento sta facendo ottime cose, quindi noi dobbiamo sapere cosa fare, ma soprattutto dobbiamo mettere intensità sul campo, ma perché lo richiede questo campionato? Per quanto riguarda le qualità o i cambiamenti di giocatori, a volte sono anche aspetti contingenti, perché di solito portiamo uno squalificato la settimana e quindi devi necessariamente ruotare. Ecco, una cosa che mi piacerebbe vedere è una squadra che emoziona. Emozione cosa vuol dire? Non vuol dire vincere o perdere le partite, vuol dire che è una squadra che sa lottare, che sa partecipare, che sa coinvolgere, perché alla fine io non penso che sia fondamentale poi vincere. Ma è obbligatorio, come dicevano alla Juventus. Io penso che sia fondamentale coinvolgere il tuo popolo. Ogni tanto racconto ai miei giocatori che se va a fare una partita di calcio, sì, però per tanti ragazzi e soprattutto per una squadra, una partita di calcio la deve riempire di più contenuti. Noi rappresentiamo un popolo sotto un ambito sportivo. Sotto un elemento, sotto una disciplina, cioè che è il gioco del pallone, ma noi abbiamo la maglietta di Reggio Calabria della Regina e rappresentiamo un popolo. Ecco, io
Questi sono poi meccanismi che si innescano per chi vuole dare qualcosa in più, e di solito chi dà qualcosa in più poi alla fine vince. E quindi quando uno rappresenta un popolo, nella nostra fattispecie nel calcio, rappresentiamo Reggio Calabria, bisogna avere anche la responsabilità di rappresentarlo bene, di essere, che non vuol dire vincere, perché se giochi contro Maradona tu puoi essere quello che te vuoi, tu perdi. Ma rappresentarlo bene vuol dire rappresentarlo con disciplina, con responsabilità, con senso del dovere, cercando di dare il massimo di quello che uno può dare, anzi, allenarsi per dare più del massimo, per cercare di farlo bene. Questo penso sia un obbligo di un professionista. Parliamo di obblighi. Poi gli obiettivi sono vincere le partite, questo mi sembra innegabile.